un fiume d'acqua e fango incontrollabile, fuori misura, una devastazione che però richiede una riflessione sull'importanza che simili effetti vengano evitati con una buona prevenzione. Al Comune, all'Assessorato ai Lavori Pubblici per la precisione, spetta il compito di programmare interventi adeguati di prevenzione e poi bisogna mantenere sempre le caditoie pulite e libere da accumuli di foglie e terra e fare un calendario di manutenzione periodica che limiti al minimo scene come queste. Risentiamo i cittadini che nel momento dell'emergenza hanno mandato un messaggio chiaro all'amministrazione. Io casa mia che non cambio le terra. Quindi lei dice che sono stati fatti dei lavori che... Fatti male, non voglio dire parolacce. Ecco. Io vedo la sindaco. Perché hanno ostruito delle scoli? Che... Sì, gli era scoli dell'acqua, no? E una volta faceva il muratore, ogni tanto gli faceva la sua canaita, no? Era scoia qua, scoia là, scoia più in su, l'acqua non prende forza, no? Dell'amministrazione di qualcuno io non ho visto nessuno. Ed è evidente, insomma, le cose si sanno, però io non ho visto nessuno. In vicolo Volpato, infatti, per alcune abitazioni si tratta della terza volta in pochi anni che i danni sono ingenti e la quantità d'acqua entrata nelle stanze è sufficiente per mettere in ginocchio i residenti che risentiamo. Discarica che porta in Brenta, il canale che porta, che si è chiuso i pozzetti, non fa mai pulizia. Certo però che il Comune abbiamo che si metta in carico perché da una parte sa asfaltare la parte che va in Brenta, salterà in una la strada e qua fa posa che entra sempre dentro nel garage. Programmare interventi che possano evitare emergenze è un compito dell'amministrazione. Non dimentichiamo che i cittadini aspettano sempre risposte adeguate alle situazioni, anche se difficili.